L'onorevole Silvio Berlusconi, aia, che dovrebbe essere ai nostri microfoni, mi dice la regia che è tutto a posto. Eccoci qua. Eccoci qua. No, vabbè, anche la sigla di introduzione. Dario, no, è troppo. Buongiorno. No. Buongiorno, presidente. Come linea? Presidente, sì, in linea. Linea. Buongiorno. In linea, presidente. Sì. Ecco, buongiorno. Ho richiamato la vostra trasmissione. Potete Brunetta, abbassa la base, per favore, che sto parlando. Stiamo a Brunetta, grazie. Con la base sottofondo, ecco, pronta quando, ecco, parla. Presidente, appunto, buongiorno a tutti. Ho deciso ancora di chiamare la vostra, sì, gradita trasmissione, sì, a cui sono molto, veramente, sono molto affezionato. Grazie, oh, grazie, presidente. Come nella, grazie, Pavia Spormania, trasmissione che mi piace molto. Ho deciso di chiamarvi per argomentare, insomma, un decreto legge. Come sapete tutti, stiamo in questi giorni, stiamo cercando di mettere giù la riforma della giustizia. Sì, sappiamo questa cosa, esatto, fino a qua ci siamo, e a questo punto parleremo anche di giustizia per quanto riguarda il mondo del calcio, in quanto sarà pronto un decreto, anzi già stamattina alla Camera, poi al Senato, verrà approvato questo decreto riguardante il mondo, sì, del calcio, sì, che riguarda anche la mia società, il Milan Calcio. Beh, ora certo, vorrei, immagino, appunto parlare appunto di questo decreto. Come ci dica di cosa riguarda appunto il Milan, riguarda appunto la mia squadra. Io e i miei collaboratori, io e il guarda sigilli Angiolina Jolie, abbiamo Angelino Alfano. scusate, un lapsus freudiano, insomma, ho sempre in mente le belle donne, d'altronde. Io e il guarda sigilli Angiolino Alfano abbiamo scoperto, sì, che il giocatore del Milan, maggiore rappresentante della squadra del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è di nazionalità svedese. Sì, vabbè, ma e fin qua va bene. Inoltre abbiamo scoperto che è anche, soprattutto la cosa importante, è nipote del premier di terzo grado, nipote del premier della Svezia a Reinfeld. Sì, allora, mister, ok. Presidente, ascolti. Allora, per favore, gradirei... Non è che questo... Per favore, ma questo decreto cosa riguarda? Gradirei non essere interrotto, perché questa non è un'intervista, ma è un radiomessaggio. Qua mi pulsa. Io l'intervista non le faccio. Appunto, male, stavo dicendo che male, abbiamo scoperto che Zlatan Ibrahimovic è nipote di terzo grado col premier della Svezia. A, sì, questo punto risulterà chiaro a tutti i cittadini italiani quello che è successo ieri, così, e ovviamente dobbiamo rimediare. Ieri Zlatan Ibrahimovic è stato espulso dal campo e di conseguenza anche dalla nazione. Per non è stato cacciato dal paese. Ho ricevuto una chiamata del premier della Svezia, che ovviamente era indignato alla situazione e voleva dei chiarimenti su quello che era successo. Quindi io, per evitare, come nel caso di Rubi con Mubarak, anche in questo caso con Ibrahimovic e suo zio, il presidente della Svezia, possibile, per evitare l'incidente diplomatico con la Svezia, perché la Svezia è un paese che noi abbiamo importanti rapporti con la Svezia. Sì. La Svezia è un paese molto ricco dal punto di vista economico, culturale, e ricco di gnocche. Ecco, quindi solamente qualcosa che presidente, a noi ci teniamo tanto, non possiamo presidente certo buttare all'aria dei rapporti di questo tipo per una partita di calcio. Quindi sicuramente Zlatan, per favore Brunetta, la base parte dopo, sto parlando, mi consenta. Brunetta dietro. E che credo? Signor Santo. Gioia Picella era partito un attimo con la musica. No, ma stavo, anche no, ma anche Picella no, di cosa stia succedendo lì dietro. E quindi presidente, è pronto un decreto. Un decreto. È pronto un decreto legge chiamato Lodo Ibrahimovic. Con Lodo Ibrahimovic, secondo il quale i giocatori di nazionalità svedese non potranno essere squalificati. Ma no. Con effetto immediatamente retrattivo. Ecco, noi ci preoccupiamo sempre con questo strabello. L'effetto retrattivo farà che Lodo Ibrahimovic non è stato espulso nel partito. Ovviamente non potremo intervenire nel merito della partita stessa, nel risultato. Questo era un virtuosismo che voleva fare Angiolino Alfano nel cambiare addirittura il risultato della partita. Noi ci siamo limitati semplicemente a dire Zlatan Ibrahimovic non è stato espulso, di conseguenza non verrà nemmeno squalificato. Quindi voglio tranquillizzare tutti i tifosi del Milan, i tifosi della Svezia, ma non si può fare una cosa che Zlatan Ibrahimovic non salterà alcuna partita, quindi sarà già in campo dalla settimana prossima regolarmente, sarà pronto anche per il derby. Questo per cercare di mantenere buoni rapporti con la Svezia, con il suo premier e con tutta la gnocca svedese. A questo punto, presidente! Ragazzi, presidente, ma devo andare, non si può fare. Non accetto alcuna domanda, perché devo andare, sta per riprendere il Consiglio dei Ministri, guardando la giustizia, sta per suonare la campana del Consiglio dei Ministri. Andiamo, mi consenta, al ritmo con la cassa, Brunetta, si rimette i vestiti, che proprio schifo nudo, e che diamine, e andiamo! Mi consenta? Senza parole.